Vai tu con i grandi e io invece accompagno i più piccoli. Vivi o morti? Oh, che male ti ho fatto. Va bene, questo è l'indirizzo. Ma che guardi? Non hai mai visto una persona desiderosa di fare un'opera buona, una buona azione? Certo che no. Tu preferisci quelle quattro civette senza comò. Ragazzi, insomma! Bravi, si sono degnati di scendere finalmente. È mezz'ora che vi aspetto. Aspetta, stai calma, sei troppo nervosa. Posso sapere che succede? Beato chi la capisce. Questo è il posto migliore per abbandonare i bambini, la montagna. Che meraviglia levarseli di torno per sempre. Andiamo, andiamo tutti in gita felici e contenti. Oh, i miei tesori, che gioia. Siete venuti a trovare la zia Malala? Sì, li ho portati per guardare la TV insieme a noi, che bello. Ah, che allegria. Ma che allegria, Flor sembra impazzita, è di umore nero. Ah, ecco l'ometto di casa. Benvenuto, caro. Come sta? Mushi mushi. Bene. Malala. Dimmi. Non potresti prestarmi il tuo mascara nero? Che? Ti dispiace, Malala? A me? E come potrebbe dispiacermi? Non c'è nessun problema, carino. A me fa piacere che i ragazzi siano creativi, eccolo. Grazie. Col poco tempo che ti rimane. Cosa? Col poco tempo che ti rimane per andare a vedere l'istituto della tua Florenzia. Giaba, 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 giaba. Ah no, signore! Io le ho portato qui i miei due bambini e lei pretende di pagarmi così poco. Mi ascolti, signora, io... Ma io non ascolto proprio niente, lei ascolti me. L'anno scorso gli hanno pagati il doppio i bambini perché hanno partecipato a una trasmissione, certo, che... Certo, era però... una produzione... Ma Montoya, mi scusi. Sì, prego, bambini, ma non finisce qui. I bambini qui. Con i puntini della varicella non sono molto credibili. Non lo vedi che sono tutti un po'... Non è molto però, credibile, Montoya, Lorenzo, non è credibile. Noi. Che fai con questo? Lascia il palloncino. Lorenzo, stai a sentire. La gente che verrà qui non gli si avvicinerà, né li toccherà. Crederà che è vero, capisci? Sì, va bene. Aspetta. Un attimo. Bene. Stanno per arrivare. Risolviamo tutto. Tutti ai vostri posti, si comincia. Forza, vai. Ciao! Salve. Ciao! Ragazzi, ben arrivati! Siamo arrivati in tempo? Bene, proprio al momento giusto. Mettete gli strumenti là, dove preferite. Qui. Venite, mettete le cose dove... Ecco. Bene, e Flora, ragazzi? Flora è andata a prendere da bere e ora arriva. Ah, bene. E i bambini? Stanno dormendo. No, giocano a un nascondino, sono di là. Adesso ve li presento, facciamo una presentazione formale. Sedetevi là. Osvaldo, porta i bambini, abbiamo visite! Venite, forza, bambini, venite, vi presento degli amici che faranno uno spettacolo per forza. Noi. Salutate, ciao, ragazzi, ciao, da bravi. Avanti. Laggiù, non ti restare. Muoversi. Ma hanno tutti la varicella? Tutti, una tremenda epidemia di varicella. Ciao. Ehi, salve. Ciao. Ne arrivano altri, ecco altri bambini. Sono tanti. Forza, ragazzi, sbrighiamoci, sono tanti! Ne ho visto il passaggio! No, è però... Guglielmo è il gemellino, ci sono sì, tante coppie dei gemelli! No, non ti avvicinare, che rischi il contagio! Ragazzi, aspetta, forza! La faccia di chi ha già avuto la varicella è molto contagiosa! Anche questo! Voglio rassicurarvi, per me tutti questi bambini sono per me una felicità, perché li ho raccolti dalla strada senza caso, senza cibo, senza amore! Pronto? Carini! Andiamo, piccoli, forza, che aspettate? Venite tutti con la zia Malala! E Martin dov'è? Oh. Wow! E... Che hai fatto? Preferivo il look che avevi prima, ti stava bene, meglio. Oh, scusate, non avete mai visto lo stile gotico? Ero stufo dello stile rock. Questo è il mio stile, questo mi piace. Stai bene, caro, ma è ora che... È ora che andiamo adesso. E dove?
Alla fondazione? Certo! No, io alla fondazione non ci vado. Io sono neogotico, però sono ancora libero come sempre, capite? Guardate, guardate come diventerò alla fine della trasformazione. Permesso? Che succede? Ah! Chi ha acconciato così mio piccolo? Cosa? Calma, calma, Greta! Non esagerare! Se il ragazzo vuole essere neogotico, dobbiamo rispettarlo. Ma pronto? Famiglia neogotica, famiglia Frisenwalden, come posso aiutare? Ah, Frank. Piccolo Franco, chiedere che stare facendo ancora qui. Bene, andiamo, andiamo. Venite, ragazzi, con la zia Malata. Che bello, facciamo una gita. Su, da bravi, andiamo, andiamo, andiamo. Vogliamo andare, andiamo, vogliamo andare, andiamo, andiamo. Su, guardami. Che abbiamo detto del vizio di rubare cellulari? È molto brutto, non lo fare più, eh? Prometti? Ha promesso, molto bene, prendilo tu, Montoya. Vieni, andate Angela, ora. Vieni. È una cosa tremenda, bruttissima. Io cerco solo di evitare che i bambini prendano la strada del crimine, della maleducazione, però ecco, non credo nella durezza, credo nella dolcezza, cioè, e nell'esempio. Sì, deve sono essere fondamentali. Un lavoro molto difficile, tutto questo, ma gratificante, no? Sì, perché mi scalda l'anima, per me è molto importante. Che ha a che vedere con la fondazione? Quello scudo, quelle spade? Le spade, lo scudo, beh, sono un dono del proprietario del posto. Fa scherma. E lo scudo è per difendersi dai tormenti interiori. E la spada è per difendere i valori nobili, la fede, la speranza, la gioia, per scacciare la tristezza. Io ho capito. Perché non cominciate a riscaldare gli strumenti? Io vado dai ragazzi. Bambini! Sì. Ma che bel posto, che meraviglia, ragazzi, è bellissimo. Dove sono i bambini? Gli altri non lo so, i nostri bambini arrivano con Malala. Ehi, allora sveglia, sveglia, sveglia. Che sveglia e sveglia, non dire a me di svegliarmi perché sono freschissima. Ho dormito tutta la notte, non come altri che hanno fatto battaglia. Ho saputo cos'è successo, la prossima volta non siete egoisti e invitatemi, ve lo chiedo per favore. Certo, loro invitano, condividono e guardano. Che ci facevano quelle ragazzette? Basta, non calmati. Mi avete attaccato, ora basta. No, siamo stanchi noi di te, se non la smetti ce ne andiamo. Sì, ce ne andiamo. Volete andare? Beh, andatevene. Ehi, 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 dobbiamo suonare. Con cosa iniziamo? Perché non canti Te Siento? No. Perché? Quella canzone non mi piace. Ma perché no? Non la voglio cantare, quella canzone, perché ho detto di no. Ma non è possibile, che razza di ispirazione è questa? Ho detto di no. Te l'avevamo detto che sarebbe finita molto male, adesso la smettiamo. Sì, va bene, non la canto e basta, ve ne volete andare? Allora andatevene, non mi interessa. Ehi, ehi, che succede? Ehi! Se ne sono andati, ecco che è successo. Però non litigate, dai, Flor, grazie per essere venuta, ma avremo un'altra opportunità in un altro momento. No, no, chiama i bambini che voglio cantare lo stesso. Montoya, i bambini! Ciao! Il conte non c'è. Oh, che peccato, no? Cos'è? Che nascondi là? Non mi dirai che tieni un diario personale? No, non è mio, è del signor conte. Del signor conte? Cattivo! Cattivo, cattivo, cattivo! Come osi leggere il diario intimo di Massimo? Cattivo! È il suo diario personale, però sono io che scrivo della sua vita. La sua vita è talmente eccitante che deve essere registrata giorno dopo giorno. Giorno per giorno. Evaristo, per favore, mi daresti l'indirizzo della Fondazione di Lorenzo? Perché mai lo vuole? Lei in un luogo simile, se lo immagina entrare in una fondazione? No, no, ho chiesto la tua opinione. Inoltre, voglio andare a fare una donazione. Posso farlo, no? Allora fa quello che ti ho chiesto. Prendo l'indirizzo. Che bello quando ti comporti così. Serio, implacabile. Mi è venuta voglia di baciarti. Adesso no, devo uscire. Oh, sì? Uscire per andare da Flor. Che succede, Delfina? Sei gelosa? Tu e io siamo uguali, ci siamo già messi d'accordo. Libertà. 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 Freedom. 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 Me desperté llorando. Soñé que no volvías, que no llegaba a tiempo quizá. Mis mejillas, mi carita empapada.
Adesso che tu voglia o no, parlerai con me. Scusate. Non piangere. No, non piangere. Mi dispiace.